per Iberco, siamo sotto la ThyssenKrupp. ThyssenKrupp a quanto pare ha messo degli amministratori delegati che vogliono tagliare i posti di lavoro, proprio senza criterio, per un'eventuale, pensiamo noi, vendita al miglior offerente. Non si sono presentati degli incontri, noi praticamente ci siamo stancati della situazione che si è venuta a creare, in cui non ci dicono chi compra, non ci dicono che c'è un piano industriale, non ci dicono perché di questi esuberi, una volta fatti, come andrà l'azienda, se la vogliono chiudere, se a chi va, se va un concorrente, eccetera. E ci siamo, il piano industriale, ci siamo mobilitati oggi perché c'è un incontro anche con gli amministratori delegati, dovrebbero venire giù anche per il ThyssenKrupp. Anche il ThyssenKrupp, la Germania, appunto per presenziare questa riunione, sperando che porti qualche buon risultato. Siamo di nuovo intervenuti come Movimento 5 Stelle in una realtà industriale in declino del nostro paese. Per l'ennesima volta ci troviamo davanti a 611 persone che possono di nuovo essere messe in mobilità per un'azienda che probabilmente è già nei piani di qualche politico, magari anche non italiano, anche esso. Siamo veramente indignati e dobbiamo per forza di cose riuscire a trovare una soluzione per tutti questi lavoratori. Non è possibile pensare politiche di smantellamento continuo, di continua desertificazione delle nostre terre e delle nostre maestranze. In questo momento cercheremo di farci praticamente accogliere, anche noi siamo la delegazione di questi ragazzi, per cercare di far valere i diritti del lavoro. Tutte le volte ricadiamo sempre su questo tema: il diritto del lavoro e il diritto a un'equità, il diritto a preservare quello che di buono abbiamo nel nostro paese. Insomma, siamo veramente arrabbiati, veramente. Adesso saliremo sopra a parlare con il ministro, a parlare con i lavoratori, in modo tale da avere un quadro più chiaro della situazione.